noi stiamo partendo per una nuova avventura e siccome abbiamo scelto di andare in campeggio, io mi sto portando il mio cuscino. Sacco a pelo e cuscino. Prima tappa di questo percorso è a Borgovico, dove c'è una focacceria che qua di solito fa un sacco di cose super buone la notte. Allora, ad Andrea è successa una cosa sfigatissima, perché si è comprato tipo mezza pizza, ma non sto scherzando, mezza pizza pagata un botto, solo che sotto la mozzarella c'è il prosciutto e noi non lo mangiamo. E... ah, che miseria! Allora fuori dal parcheggio c'era un barbone, insomma, e volevamo regalargliela, ma non l'ha voluta. Anche monetine sì. Monetine sì, ma cibo no, io non mangio. Mangerà il metallo. Premio di consolazione. Tra l'altro in questo posto la sera aprono verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, per tutte quelle persone che vivono di notte, e fanno di quelle pizze, focacce e bomboloni che sono pazzeschi, ma specialmente la mia preferita, mi ricordo ancora i tempi quando vivevo anch'io di notte, ero giovane, c'era la focaccia, era la formaggella, che era una sorta di focaccia bianca con sopra una marea di formaggio, che non era solo mozzarella, insomma, non hanno mai voluto dire la ricetta segreta, ma è pazzesca. E fate conto che due dita, che è un pezzo piccolissimo, pesantissimo, però buona, buona, buona. Siamo passati davanti a una panetteria e giustamente Andrea vuole fare la sua meritatissima seconda colazione. Vediamo cosa trova. Siamo a Cernobbio, stiamo andando a mangiarci la nostra focaccina fronte lago. Eccoci qua. Non so voi, ma io ho un odio, ma proprio fortissimo, per questi tovagliolini di plastica da bar, che quando ti devi togliere l'unto fanno come, che ne so, effetto te lo spalmano addosso, non ti rimuovono un tubo. Abbiamo le piramidi a Karateurio. Che sembra scontata, ma è doveroso chiedere. Vuoi prendere un'altra focaccia? Villa Zamboni a Colonno. Siamo a Colonno, famosissima per la Villa Zamboni. In macchina c'è odore dei nostri panini che ci siamo fatti per il pranzo, che si stanno lentamente cuocendo con i 30 gradi che ci sono in auto. Ma guardate questo corrimano, sembrano dei brezel. Ecco, questa qui è l'isola Comacina, l'isola di Como. Qui per un'altra piccola tappa, adesso siamo a Lenno e questo è il Lido. Io sono in bilico sul gradino di una scaletta. Hanno le piazzette in testa, ridere.
via Cremia e ci accampiamo qui. Non abbiamo prenotato un tubo, quindi sempre nella speranza che ci sia posto, ma presumiamo di sì. Ci siamo portati la tenda, che tra l'altro dovete sapere che noi è circa 2 anni che cerchiamo di andare in campeggio, ma ogni volta ce n'è una, perché o lavoravo io, o lavorava lui, o pioveva, o il temporale, o finiva la stagione, quindi non siamo mai andati. Ma ci siamo attrezzati da Dio, abbiamo anche le cose per cucinare e tutto quanto. Quindi speriamo che stavolta sia la volta buona. Eccoci. E noi ci mettiamo esattamente qui. Allora, io volevo fare un video nel mentre in cui la montavamo. Il punto è che è stato talmente semplice e veloce che non ho fatto in tempo e vabbè. Ma io da piccolina ne avevo una esattamente uguale, che era gialla, blu e rossa, ed era... non era tanto più grande di questa qui, E si monta uguale, è un giocattolo per bambini. È bellissima. Allora, l'uomo che sistema casa. La mia prima domanda è stata: ma ci stiamo? Pure larghi. Ed eccoci qua, organizzati in fretta e furia. Il mio cuscino immancabile, infatti si capisce subito dove dormo io. Acqua, viveri. Gli ho chiesto ad Andrea prima: ma tu i vestiti li lasciati in macchina? No, sono quei 4 stracci là. Vero, ha detto che mi assomiglia a questo coso. Pranzetto qui. Tutte le nostre spalle, abbiamo pure il torrente. Ma guardate la differenza di panino tra me e Andrea. Beh, dov'è la mia cena? Io mangiare. Tra l'altro in questo campeggio c'è anche il campo da beach volley e uno spezzetto. Io ho visto un gruppo di amiche. Guarda che non scappano. Siete coraggiose, oh! Comportati bene! My name Cookness. Dal camping Aurora, dove stiamo alloggiando noi, prendete verso sinistra e fate, che ne so, saranno 10 minuti a piedi circa. Guardate che bella piccola insenatura, là c'è anche una spiaggetta, non so. Tra l'altro noi è un po' che camminiamo perché stiamo appunto andando a cercare questo bancomat. E ovviamente nessuno di voi ha ascoltato la tizia che spiegava la strada, abbiamo solo capito lungo lago, andate di là. Chissà lo troveremo mai. E questo è Manim Cookness. Perché mi faccio i capelli così? Così. Vabbè, sarei bene così, chef. Queste ciotoline di legno sono ricavate dai cocchi. Queste sono posate da viaggio. Carte.
sono le 9 ed è tempo di andare a nanna. Però è verissimo che quando vivi, o comunque anche solo una giornata fuori dalla città e non ci sono tutte le luci artificiali, schermi televisivi e cose del genere, e vedi il sole che va giù, tipo alle 8 vorresti già dormire. Poi vabbè, giornata stancante, eccetera, eccetera. Io col mio cuscino e Andrea, che stamattina mi prendeva in giro, mi ha già chiesto, ma possiamo anche dividerlo? No, no. Vergogna. No. Quindi buonanotte ragazzi, ci vediamo domani mattina. Buongiorno ragazzi, sembra che abbiamo litigato con un topo. Adesso con calma ci alziamo e tutto, ci facciamo un buon tè e prepariamo i pancake. Svegliarvi ogni giorno così, cioè non proprio così, cioè non necessariamente così, come hanno detto alcuni nostri amici in campo rom. Qua tira sempre molto vento, quindi ideale per fare windsurf e kite. Qua potete noleggiare le tavole da windsurf o per fare kite. Se siete in giro a fare campeggio e avete bisogno di un caricatore potente, noi abbiamo trovato questo su Amazon, che vedete ha tre porte USB. Lo giriamo così leggete bene. Qua ha l'adattatore per caricare con qualsiasi tipo di presa, infatti noi ci abbiamo caricato l'iPhone parecchie volte e si può caricare fino a 8 volte più o meno, la batteria dura così. Qua fa anche da torcia, infatti noi ci siamo scordati la lampadina in tenda e allora abbiamo acceso questo coso così, che adesso non rende ma fa una luce immensa, e che è talmente potente che con questo ci si carica pure un frigorifero. Il MacBook lo potete ricaricare due volte, comunque un portatile, insomma, è potentissimo. Non so se rende l'idea quanto sia grosso, però è proprio un buonissimo acquisto. Questa tenda è un giocattolo, facilissima, montata in meno di 5 minuti, smontata anche in meno. Pagata 20 euro, mi dicono dalla regia. Anche Andrea è capitato, si è confuso, poverino, come è successo a me. È andato nel bagno delle donne. Siamo ripartiti. Siamo a Dongo, che è il paesino subito dopo, adesso ci stiamo dirigendo, stavolta l'ho detto giusto, perché di solito dico digerendo. Oggi mangiamo alle 3. No, io mangio subito. Hai appena fatto colazione. Non è vero, abbiamo fatto colazione alle 8 e mezza, sono le 11:20. Wow. E questo è My Name Cookness. Che non si comporta bene, non si comporta bene, non si comporta bene. Aiutatemi. Non si può portare.
bene. Tu lo dico un po' di bene. Vedete che qua c'è la sabbietta come al mare, con tutto un altro campeggio questo, Che belli questi bungalow. Gatto fa questi identici versi, esattamente così. Quando ti avvicini e non ha voglia di essere toccata o guardata, comincia a fare. È vero o no? No, il gatto. Questi qua della Nui, Andrea si è preso questo e io questo qua. C'è anche il campo da beach qua. Che cosa romantica, mi è caduta una foglia davanti. Alla fine abbiamo deciso di rimanere qua a Dumaso perché era veramente bellino. Quello è il mio asciugamano. Andrea vuole stare all'ombra, io voglio stare al sole. Ragazzi, purtroppo la nostra gita al lago si conclude oggi e precisamente in questo momento, perché abbiamo ricevuto la notizia che domani dobbiamo fare un lavoro, quindi dobbiamo andare a casa a sbrigare altri lavori che dovevamo concludere entro domenica, e non avendo più il sabato libero, a malincuore dobbiamo andare via da questo piccolo paradiso. Quindi magari riprendiamo il giro del lago un'altra volta, ovviamente con altre tappe, magari vi faremo vedere un altro campeggio. Tanto poi ne abbiamo visto un sacco in cui ci piacerebbe venire. Intanto voi ricordatevi di iscrivervi al canale, fateci sapere con un commento se vi è piaciuto il video, se anche a voi è capitato di fare campeggio, se avete avuto esperienze strane, insomma fateci sapere qualcosa e metteteci un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Thank you.